velocemente, visto che è l'ora del pranzo quasi. Le precisioni che si hanno col GPS, così nude e crude come ci arrivano, non sono quelle che cerchiamo per le applicazioni che facciamo noi dal punto di vista topografico. E allora com'è che bisogna fare per ottenere delle precisioni che siano quelle topografiche, quelle che utilizziamo? Il metodo che si utilizza per avere poi delle istanze di natura topografica si chiama metodo differenziale, cioè vedete che noi abbiamo due ricevitori A e B che ricevono contemporaneamente il segnale radio da quattro ricevitori contemporaneamente. Quindi sia A che B riceve lo stesso segnale nello stesso momento. Abbiamo detto che se noi riceviamo il segnale su un solo ricevitore abbiamo un'incertezza di 10-20 metri, quello che diciamo i navigatori con le barche eccetera chiamano punto nave, perché la nave all'interno dell'oceano, se 100 metri più su o giù, non succede niente. Per la topografia le cose cambiano. Allora, qual è stato il principio per cercare di ottenere delle misure che sono di natura topografica? Intanto eliminare gli errori, e quindi utilizzando questo metodo differenziale eliminiamo l'errore dell'orologio, del satellite e del ricevitore. Ionosfera e troposfera vengono, quegli errori vengono minimizzati, e vedete che incominciamo ad avere un'accuratezza di mezzo centimetro a 5 metri. Quindi il principio è: due ricevitori contemporaneamente ricevono gli stessi segnali, e se lo stesso errore di A viene riportato in B, naturalmente i due errori si annullano. Quindi questo vettore nello spazio che noi riusciamo a determinare lo abbiamo con la precisione di mezzo centimetro, e naturalmente questo errore diminuisce ancora di più se utilizziamo quei ricevitori che contemporaneamente usano fase e codice, quindi doppia frequenza, le due frequenze. Quindi vedete che alla fine abbiamo un'accuratezza di da 5 a 10 mm più una parte per milione. Quindi, riepilogando, per avere delle misure di natura topografica, noi possiamo avere, se abbiamo un singolo ricevitore, noi abbiamo 10-20 metri di accuratezza. Se invece utilizziamo il metodo differenziale, e quindi utilizzando due ricevitori che contemporaneamente ricevono il segnale da minimo 4 satelliti, noi eliminiamo quegli errori e abbiamo una precisione che va, un'accuratezza da mezzo centimetro a 5 metri. Che cosa succede operativamente? Che tornando ai consigli per gli acquisti, vi fanno vedere il ricevitore che arriva sotto i ponti, sotto gli alberi, eccetera, eccetera, che pide segnale. Non è vero, perché se si tratta di un segnale radio, com'è che arriva in una galleria? Non ci arriva. Il telefonino, che problemi vi dà quando siete in punti che non c'è la ricezione della linea? Non potete chiamare. Se siete in galleria, col telefonino non chiamate. La stessa cosa è questa. Quindi state attenti a quello che vi propongono, perché loro azzerano, perché si possono settare questi benedetti congegni, questi ricevitori, e quindi azzerando vi fanno vedere magari la ricezione di satellite eccetera, che poi alla fine non è vero, anche perché ognuno di questi ricevitori all'interno c'è qualche cosa che loro chiamano demo, cioè la dimostrazione che fanno all'interno al chiuso, e se vi accendono quella voi non ve ne accorgete e siete sotto i ponti, e vi fanno vedere che ricevete. Allora, la stazione totale, il doppio metro, una corda metrica eccetera, quelle non si possono eliminare o sostituire. I due sistemi però possono contemporaneamente essere utilizzati, perché le due misurazioni, sia con GPS sia che con
tassazioni totali si possono integrare. Quali sono gli errori che possono succedere? Intanto, quando noi abbiamo interferenze con elettrodotti, con antenne televisive, il segnale può avere delle interferenze. Allo stesso modo, quando noi lavoriamo per esempio vicino a un lago, il segnale può essere riflesso direttamente nell'acqua, oppure quando siamo in prossimità di muri, quindi all'interno degli abitati, il segnale, a meno che non abbiamo la fortuna di avere i satelliti che sono sulla nostra verticale, diversamente il segnale non lo prendiamo. Quindi si hanno delle incertezze che sono elevatissime, quindi è preferibile utilizzare in quei punti il sistema tradizionale. Naturalmente, poiché l'utilizzazione di questi strumenti può essere fatto pure dal nostro meccanico, perché tu gli dai il ricevitore e gli dici accendi, perché è programmabile, e prendi le misure e glielo dici allo strumento ogni 20 metri oppure ogni 15 minuti, tu cammina e fa questa cosa, è quello che ti dice. Allora io dico che dietro all'strumento di natura topografica ci deve essere un topografo, quindi il topografo si rende conto di quello che è il metodo di misurazione, quindi selezionerà il metodo più opportuno per integrare i due metodi di misura. Quindi sotto gli alberi il segnale non funziona. E poiché su questi strumenti, che sono a scatola chiusa, e si acquista a scatola chiusa, dovete avere fiducia in qualche modo, però un metodo di misurazione del nostro segnale lo dobbiamo avere, e in effetti c'è, perché sul nostro ricevitore vi dà delle indicazioni su come il segnale viene ricevuto e ci sono degli indici. Questi indici di precisione si chiamano DOP, che è il termine che è diluizione della precisione, e cioè di quanto è incerto il segnale e di quanto è povero il nostro segnale che noi riceviamo. Sono varie sigle che ci indicano, per esempio, il GDOP, che è quello complessivo, che quindi va a verificare sia latitudine, longitudine, la quota e il tempo. Poi abbiamo invece il PDOP, che è quello di posizione, poi che quindi c'è latitudine e longitudine ma non c'è il tempo. Poi c'è HDOP, che è quello che ci verifica la posizione in orizzontale, e quindi latitudine e longitudine, e poi invece quello verticale, che è solo per la quota. Quello che si utilizza di più è il PDOP, e naturalmente ha delle precisioni e dei gradi di attendibilità, un po' come lo scatto quadratico: se si supera un certo limite, quella misura bisogna toglierla, se invece è inferiore si può accettare. E anche in questo caso noi abbiamo delle differenze e delle variazioni. Se vedete nella questa immagine, nella slide precedente, vedete che la configurazione dei satelliti è particolare, sono tutti raggruppati e mandano lo stesso segnale su questo punto. Questa è una configurazione che vi dà un GDOP povero. Se invece la configurazione è con una disposizione di questo genere, si ha un buon GPDOP, e naturalmente è stata codificata per avere delle misure in un certo modo, devono essere tutte quante inferiori a 6. Questa è la valutazione che viene fatta anche per il catasto. Poi c'è un altro elemento che ci dice se le nostre misure che stiamo ricevendo vanno bene o meno, che sono quello che passa come indicazione di rumore del segnale. Se sono tra 45 e 51 sono eccellenti, e come vedete, come diminuiscono, diventano degradate. Quindi dobbiamo evitare le interferenze elettromagnetiche, l'errore di multipath, cioè di questa riflessione. I satelliti devono avere un angolo di elevazione sull'orizzonte, il cut-off dell'angolo, superiore a 15 gradi,
e gli ostacoli devono essere anche sopra i 10 gradi, cioè noi dobbiamo avere il segnale che ci viene da fare. Quindi riepilogando, dobbiamo avere 4-5 satelliti minimi che ricevono le nostre informazioni. Quindi noi riceviamo le informazioni che vedremo direttamente sul palmare che ci danno, tutte le aziende hanno le indicazioni che si vedono direttamente sul palmare. Alcune vi dicono anche il numero del satellite che si riceve. Quindi minimo 4-5 satelliti, il GDOP deve essere inferiore a 6, il rapporto segnale-rumore 35, l'angolo di elevazione sull'orizzonte deve essere superiore a 15 gradi e quindi evitare questi ostacoli, le interferenze elettromagnetiche e il multiparti. Il metodo di rilievo che noi utilizziamo come differenziale di codice ci dà accuratezza metrica, se abbiamo differenziale di fase abbiamo accuratezza centimetrica. Questa è la tipologia di strumentazione di ricevitore che noi abbiamo acquistato. Naturalmente con questa strumentazione cambia anche il metodo di lavoro e in questo modo possiamo avere due tipi di lavoro, in post-processing e in real time. In post-processing si fa quando noi assumiamo i dati in campagna e li elaboriamo dopo con un software che di solito è accompagnato da queste strumentazioni che ci vengono dalle aziende che li producono, quello che utilizza la Leica e l'NGO, oppure in real time quando noi in campagna direttamente abbiamo i dati direttamente sul campo, un po' come se avessimo una stazione totale che ci consente di tracciare i nostri video. E in base al tipo di lavoro che dobbiamo fare, e quindi con precisione eccetera, cambiano anche i tempi di osservazione del nostro segnale e quindi il lavoro può essere di natura statica quando noi posizioniamo il nostro ricevitore per 10 minuti, per un'ora, per due ore a seconda del tipo di lavoro che dobbiamo fare. Se dobbiamo fare delle reti di stazioni permanenti e dobbiamo verificarle, oppure dobbiamo inquadrare un nostro rilievo, immaginate dovete fare un tracciamento di un elettrodotto oppure di un'autostrada e vi volete fare una rete vostra, in questo caso bisogna utilizzare il metodo statico e vi fate una rete dove lavorerete all'interno di questa rete. In questo modo però dovete utilizzare un metodo di lavoro statico. Statico rapido è quando voi misurate, però non con i tempi di uno statico, non osservazione di 5 ore, 6 ore eccetera, ma state lì un quarto d'ora, vi fate la vostra osservazione e poi passate all'altra stazione. Cinematici, nel senso che noi ci mettiamo a lavorare in modo continuo e quindi stop and go, io la misuro e vado avanti eccetera. Ma quello che si utilizza ormai di applicazione corrente è real time, cioè in tempo reale io ho tutte le misurazioni che posso fare. E per fare questo non abbiamo bisogno di fare post processing, io il lavoro lo faccio direttamente sul campo. Si può operare in due modi, RTK e DGPS. Il metodo qual è? Che ci dà la possibilità in real time di fare il rilievo di punte e linee. Hanno un problema particolare. I due ricevitori però si devono parlare. Mentre prima avete visto, abbiamo un ricevitore da una parte che riceve il segnale, un ricevitore dall'altra che riceve il segnale, poi per differenza di coordinate abbiamo questo vettore. In questo caso, nel real time, poiché l'errore, la correzione deve essere fatta in tempo reale, i due ricevitori si devono parlare e quindi devono essere collegati con un radio modem o un GSM. Tutto questo è all'interno di queste dannate macchinette, non è che dovete fare delle cose aggiuntive, è tutto all'interno. Ma oggi che sono di grande evoluzione, non è possibile soltanto lavorare, ma è possibile cioè assumere delle misure, ma è possibile fare il lavoro al contrario. Cioè se io ho un DXF di un'area che devo tracciare,
mi inserisco le coordinate e poi gli dico vammi a trovare questo punto, un po' come il Tom Tom. Cioè, arrivate dire perfetto, perfetto. Ma io posso fare sia in VGS84 che lavorare in locale, in Cassini, perché se io poi gli dico le mie coordinate in VGS84 di questo punto corrispondono a questo punto che in Cassini si chiama X e Y, gli do le coordinate e poi gli do di un altro punto le altre coordinate, lavora in locale e quindi praticamente è come se io lavorassi all'interno di Cassini. Cioè tutte queste operazioni vengono fatte in automatico dai programmi. Non so se... Viene settato. Prego? Viene settato. Perfetto, perfetto, sì. Quindi le operazioni, vedete, sono incredibili. Ma soprattutto, per esempio, nel caso di utilizzazione, adesso vedremo anche delle reti di stazioni permanenti, il problema dei costi incomincia a dimezzarsi, perché invece di avere due strumenti ne compro uno solo, perché poi quello che è il segnale di questa stazione, che viene denominato master, non c'è più bisogno, perché c'è una serie di master distribuiti sul territorio che sono le reti di stazioni permanenti. E quindi, avendo le reti di stazioni permanenti, noi abbiamo la possibilità di avere un solo ricevitore e avere le correzioni direttamente dalle reti di stazioni. E se poi uno è fortunato ad avere strumentazioni di questo genere, ha raggiunto il massimo. Queste sono strumentazioni sempre della Leica, che avete master e rover collegato con una stazione totale sulla quale è possibile applicare pure un GPS, e quindi contemporaneamente dove riuscite a leggere in un certo modo andate con il GPS, ma poi se avete difficoltà utilizzate la stazione totale, e se avete, sono interscambiabili, quindi la cosa diventa facilmente accessibile. Ma questo è il massimo di quello che c'è sul mercato, perché credo che una stazione totale con il GPS sopra, che siano coassiali, che riescono a dialogare tutte quante assieme, credo che sia qualcosa che ha di esclusivo. Naturalmente poi, questo l'abbiamo visto prima, i ricevitori possono essere a doppia frequenza, singola frequenza, eccetera. Diciamo che la maggior parte ormai sono tutti di doppia frequenza, e questo vi dà la possibilità di avere la precisione delle basi con molta più precisione, e vi dà la possibilità di ottenere delle lunghezze maggiori rispetto a una che è di singola frequenza. In questo caso, con la singola frequenza, vedete, avete la limitazione della lunghezza di questo vettore, i tempi di occupazione sono più lunghi, non vi fa fare real time con la singola frequenza, mentre con la doppia frequenza non avete limiti per quanto riguarda la misura di base, i tempi di occupazione sono più brevi, fate il real time, che è quello che serve di più. Vedete, con doppia frequenza e con singola frequenza, vedete i tempi di occupazione, se nel caso di progettazione e di realizzazione di una rete, i tempi di occupazione vedete che cambiano, sono in relazione alla distanza, ma come vedete tra singola frequenza e doppia frequenza sono elevate. Questi sono prodotti sino a questo momento, se vi ho creato problemi ve li potete tirare addosso come volete, se no posso continuare. Posso continuare? Va. Passiamo all'applicazione pratica. Il catasto, abbiamo detto che dalla versione di Pregeo 8 ha incominciato a recepire anche le misurazioni di GPS, e quindi che cosa inserire all'interno del libretto di Pregeo? Voi sapete che ci sono le linee 1, le linee 2, la normativa di riferimento, che io vi dico, vi ripeto, se andate sul sito dell'agenzia, queste istruzioni nell'interno della versione 8 li trovate, e sono effettivamente fatte bene, è una, c'è tutta la descrizione dell'evoluzione del GPS e come funziona. Naturalmente la base era la circolare e rimane 2 dell'88.
che cosa bisogna inserire. Abbiamo detto che quello che bisogna inserire per il catasto e che noi andiamo a misurare sono le basi, cioè questi vettori che andiamo a misurare. E naturalmente, se sono fatti nel sistema QGS84, bisogna vedere come inserirle. Niente di più facile, perché all'interno di questi congegni e di questi programmi che producono le ditte costruttrici di strumentazione, vi fanno una prima trasformazione. Ma Pregeo, che è un programma che vi ha fatto disperare tanto, ma è stato fatto per un motivo semplice, Pregeo, perché più tempo si passa e più dietro Pregeo e più si bestemmia, più si acquisisce diritto ad avere nell'aldilà qualche giorno di meno, no? Di pena. Perché quando noi arriviamo al paradiso, dice: tu hai fatto questi peccati. Allora, questi peccati valgono tanto, tu in paradiso ci arriverai fra un anno. Se uno invece è stato giovane, ha avuto a che fare col catasto, dice: tu dovevi venire qua in paradiso fra 10 anni, poiché hai lavorato col catasto e hai lavorato e hai sofferto con Pregeo, ti vengono abbonati 5 anni, quindi tu vieni prima, Però diciamo che per quanto riguarda il GPS invece Pregeo riesce a calcolare questo tipo di operazione. Quindi da QGS84, poiché bisogna lavorare in Cassini, fa delle trasformate e quindi riesce a trasformare misure QGS84 in Cassini, in locale. Che cosa succede come normativa? Vedete che se si fanno delle misure di lunghezza che sono 1000, 5000, superiore a 5000 eccetera, a 25000, vedete che cambia la tipologia di ricevitore che dovete utilizzare e anche la modalità di rilievo. Questo vi viene poi richiesto all'interno del libretto e quello che bisogna identificare, vedete, bisogna indicare le coordinate di questi punti e viene fatto, adesso vedremo direttamente sul libretto, utilizzando direttamente lo scarico dei dati che vi viene fatto in modo automatico dalle varie procedure. In questo non c'è bisogno di andare a cliccare, di inserire i dati singolarmente, anche perché sono dei dati abbastanza complessi, non so se li avete visti, sono una stringa di numeri molto elevata, un po' sembra l'Iban, eh? E quindi si potrebbero commettere degli errori. Tutte le case che producono strumentazioni di questo genere vi danno la possibilità di scaricare in automatico, in Pregeo, direttamente i dati che voi avete assunto in campagna. Altri parametri che bisogna utilizzare come qualità delle misure GPS, quello che dicevamo prima, il PDOP, e quindi diciamo un po' lo scatto quadratico medio, per essere molto con un paragone un po' spinto, ma è quello che vi dà la possibilità di vedere la bontà delle vostre misure. Quindi inferiore a 6 e come vedete, se c'è questa configurazione geometrica, il PDOP è elevato, quindi una scarsa precisione. Se la configurazione è di questo genere, c'è un'alta precisione. Immaginate che siano il segnale, non è altro, i 4 segnali che vanno a finire sul nostro ricevitore non fanno altro che una piramide rovesciata, quindi una, ecco perché c'è sempre la topografia, è l'intersezione inversa. E quindi se la base è ampia, la figura è molto più regolare, quindi il segnale è più preciso, cosa che invece con quell'altra figura, ad avere una piramide rovesciata con una base molto stretta e lunghissima, l'errore è molto più elevato. Quindi PDOP inferiore a 6. Una cosa importantissima da tener conto, sempre per quel problema che dicevo io relativo anche alla natura del riferimento della quota con GPS, è da tener conto della misura strumentale dello strumento.
Tutti gli strumenti hanno particolarità nella misurazione dell'altezza dell'antenna, del ricevitore. In tempi passati utilizzavano, e soprattutto quando si utilizzano delle antenne particolari, c'è la possibilità di misurare le altezze anche inclinate. Non fanno altro che risolvere il triangolo di Pitagora, un triangolo retto, un triangolo di Pitagora. Nel ricevitore bisogna inserire se l'altezza strumentale è stata fatta considerando l'offset, vedete la C, l'altezza che c'è tra il centro di fase dell'antenna e la posizione del nostro ricevitore e il punto dove noi dobbiamo fare riferimento. Basta dire se la distanza è stata misurata inclinata oppure sulla verticale e poi il calcoletto se lo fa in automatico. Quindi le condizioni da rispettare per pregeo sono ricezione contemporanea almeno di 4 satelliti, l'osservazione dei satelliti devono essere sull'orizzonte superiore a 15 gradi, il DOT deve essere inferiore a 6. Questi dati registrati vengono inseriti direttamente su pregeo. E che cosa avviene? Il tipo di frequenza, e quindi se è L1 o L2, perché se vi ricordate vi ho detto che in relazione al tipo di strumento vi dice la distanza che potete utilizzare, la tipologia di rilievo, la data del rilievo, perché queste sono tutte monitorate, la data inizio di fine rilievo e i vari parametri. Questi sono dati che vanno inseriti all'interno del sistema. Ma naturalmente abbiamo detto che non tutti i punti possono essere battuti direttamente con il GPS. Noi comunque dobbiamo fare riferimento alla normativa, alla circolare 2 dell'88, che vi impone il rilievo del triangolo fiduciale. Quindi immaginate di rilevare questo fabbricato magari con una dividente, ci sono dei problemi per andare a determinare i punti, adesso vedremo come è possibile farlo, perché voi avete la possibilità di inserire direttamente dei punti GPS che vi misurano dove è misurabile qualche cosa, oppure inserire stazione totale e GPS che vi dà la possibilità di andare a determinare le nostre dividenti e anche il triangolo fiduciario. Questi dati che vanno inserite nella riga di tipo 1, vedete il nome del punto iniziale della stazione, le coordinate geocentriche del punto iniziale, l'altezza e materializzazione del punto, questi qua vanno inseriti nel libretto. Unitamente a che tipo di ricevitore avete, non è la marca, ma se è L1 o L2, la data di inizio dell'osservazione e la fine. Questi dati, vi dicevo, non vanno copiati singolarmente perché diventerebbero molto complessi. Questi vengono scaricati direttamente dai vari programmi e vanno a inserirsi in queste che sono le righe di informazioni. Vengono compilate in automatico. Quelli che sono i dati della nostra base sono le coordinate di questo punto e di questo punto. Poi vi dà la possibilità di inserire matrice di varianza e covarianza, lo scatto quadratico medio. Questo per distanze che sono superiori a 5.000 metri, inferiori non c'è l'obbligo di andarle a inserire. Qua c'è una nota che vi dice la tipologia di misurazione che noi andiamo a fare. Adesso utilizzando le reti di stazioni permanenti dovete inserire, se utilizzate una rete di stazione permanente, VRS, quindi una rete di stazioni virtuali, perché vedremo che cosa vi dà la possibilità di calcolare il programma. Come si opera in campagna? In campagna è molto semplice, se si opera con le reti di stazione permanente si opera in un certo modo, se noi abbiamo invece master e rover li dobbiamo far dialogare, quindi inizializzando un primo strumento, inizializzando anche il ricevitore. Queste sono delle mascherine un po' generiche di un ricevitore, sono molto indicative di quello che si fa. Uno si seleziona
il tipo di lavoro, vi fa vedere quanti sono i satelliti, drones oppure GPS, vi indica se riceve il segnale, tutte le cose che sono possibili fare. Sono molto facili da gestire, perché quando date il vostro codice di lavoro, la modalità di rilievo che fate, l'altezza dell'antenna, eccetera eccetera, poi tutto il resto si tratta di andare sul punto, gli dite click e se lo memorizza e poi ve lo sviluppa dopo. Vi dà la possibilità di fare una serie di operazioni che vedremo dopo, ma dicevo, il problema si pone quando io con il mio GPS non posso andare nello spirito del fabbricato, perché lì c'è l'effetto multipartner, non riesco ad avere il segnale. E allora che faccio? Ci sono dei metodi per andare a determinare quello che genericamente si chiama punto nascosto. E qui torna di nuovo il metodo della topografia. Se io ho due punti GPS di cui conosco poi la base e faccio un'intersezione in avanti, il programma mi calcola direttamente le coordinate del punto, ed è questo. E i programmi stesso alla fine vi fanno anche la decodifica e quindi ve li trasformano in righe di allineamento di tipo 4 e 5. Ma c'è la possibilità poi di fare altri metodi, cioè io faccio una prima misura, una seconda misura e questo me lo misuro sull'allineamento, oppure posso utilizzare due punti e il resto me lo determino con il disto, me lo determino con una stazione totale, oppure lo posso fare sull'allineamento. Vedete, le metodologie di utilizzazione poi sono più varie e comunque sono quelle che si utilizzano nella topografia tradizionale. Quello che è possibile fare, poi dicevo, con queste attrezzature, e che secondo me sono quelle che valgono veramente la pena di avere, sono quelle della determinazione di un confine, di un punto. Nella determinazione di un confine, secondo me, queste macchine riescono a determinare in poco tempo, con la maggiore precisione, il lavoro che dobbiamo fare, perché se dobbiamo determinare un confine e dobbiamo scegliere intanto i punti di riferimento, dobbiamo andare a verificare con che cosa lo dobbiamo fare, se dobbiamo fare una poligonale, se dobbiamo fare una stazione fuori centro, è una serie di operazioni che dobbiamo verificare e valutare. Con questa strumentazione invece, se io riesco a trovare, se io devo determinare per esempio il confine all'interno di quest'area, se io riesco a trovare dei punti all'esterno dell'area e gli dico questo punto di coordinate GPS ha queste coordinate XY non catastali, questa è la stessa cosa, questo coincide con quest'altro, questo coincide con quest'altro ancora, il programma mi ricompatta tutto quello che ho all'interno nel sistema QGIS. A questo punto gli dico dammi le coordinate di 1 e 2, cioè trovami il punto di 1 e 2 che sono di queste coordinate, e come vedete vi ci porta direttamente come se fosse un tom-tom. Quindi da questo punto di vista sono strumentazioni che servono tantissimo. E naturalmente, come dicevo prima, lo schema di misura cambia per i punti che sono inaccessibili, li potete determinare nei metodi che voi ritenete più utili dal punto di vista topografico. Dicevamo che dovete avere due strumenti. GPS lavora facendo delle misure di tipo differenziale tra un master e un rover. Se invece c'è una rete di stazioni permanenti, la cosa cambia. Voi potete avere un unico ricevitore e lavorare in tempo reale, perché ci sono le altre stazioni di riferimento che sostituiscono tanti master, e questo vi dà la possibilità di avere un'elaborazione in tempo reale del vostro rilievo. Voi siete fortunati pure, perché voi qua ad Avellino ne avete una autonoma, ma inserita
sempre nella rete nazionale, che vi dà la possibilità di avere un'elaborazione precisa in tempo reale. Questa della, è la rete della regione Calabria, della regione Campania, sono 13 stazioni, alcune pare che funzionano un po' male, ma insomma la configurazione è questa. Ad Avellino potete lavorare tranquillamente, oppure appoggiandovi per le altre cose nella rete di Italpost, che sta facendo pure la Leica, quindi non avete problemi. Tutte queste stazioni però non è che sono autonome, perché se no avremmo tante stazioni master che mandano delle informazioni. Tutte quante invece tra di loro mandano il segnale in una in un centro di elaborazione, e questo centro di elaborazione vi dà la possibilità poi di avere i dati per le elaborazioni in RTK, perché sono state validate e naturalmente si ha un calcolo di quello che è l'errore medio di tutta la rete, e quindi avete possibilità di sbagliare di meno. Quindi l'errore, delle liste d'errore che poi potete commettere, quindi un errore sul punto in modalità RTK all'interno di una rete GNSS, naturalmente è molto più attutito e potete avere un'affidabilità della vostra misurazione garantita. Con no pregeo, che cosa succede nella rete di stazioni permanenti? Sino a tempo fa vi dicevano non è possibile avere una stazione GPS al di fuori del triangolo fiduciale, perché la normativa vi dice che tutti i triangoli che intervengono tra una stazione e un'altra devono essere chiusi. La normativa è stata modificata con una circolare, perché era sbagliato non utilizzare questa metodologia, era sciocco andare a misurare una serie di triangoli per arrivare al nostro triangolo fiduciale con il nostro oggetto di rilievo. Allora che cosa si è detto? Se utilizzate una stazione di riferimento vuol dire che gli errori che troverete nella stazione 200 sono amplificati. Se sono amplificati, allora basta fare l'inversione e chiamare la 200-100 e la stazione di riferimento la chiamate 200. A questo punto qua lo scatto quadratico diminuisce e quindi tutto quello che c'è all'interno può essere rilevato. In questo caso nel libretto delle misure dovete indicare che voi avete fatto un tipo di misurazione VRS e il programma capisce che avete fatto questa inversione di stazione. Diversamente potreste fare la misurazione tra 100 e 200 e 300 e 300, in questo caso poi eliminare il vettore tra 100 e 200 e 300 e 300 e fare in modo che una di queste diventi 100 e l'altra diventi 200. Si è creata una stazione virtuale in questo caso, però oggi questo tipo di artificio non serve più, perché la normativa vi consente di fare questo tipo di ottimizzazione. Quindi la stazione di riferimento può essere all'esterno del triangolo fiduciale. Ve lo ricordate? No, Martini. L'Agenzia del Territorio ha detto: vi piace pregeo 10? Lo volete da casa, lo volete mandare dallo studio, lo volete approvato pure a mezzanotte, volete tutte queste cose, non volete le file? A questo punto, se volete l'approvazione, però dovete rispettare le norme. Se non c'è l'approvazione automatica, l'approvazione automatica non può essere fatta, solo se non c'è, si può fare solo se c'è il rispetto delle norme. E questo è quello che vi volevo dire io per quanto riguarda la strumentazione e per quanto riguarda pregeo. Naturalmente vedete che
Io ho messo una testa e un GPS, o uno strumento, chiamatelo stazione datale, come vuoi. Se dietro uno strumento il più sofisticato che c'è, se dietro un programma il più sofisticato che c'è sul mercato, non c'è la testa di un geometra che sa fare le cose, non avrete nessun risultato. Quindi, soprattutto questa parte qua deve essere predominante su questo. Anche se abbassano i prezzi, il valore della testa è più elevato. Va bene? Io ho finito questa parte. Se volete, vi faccio dopo 3 minuti di revisione degli esiti se vi interessa. Pausa nel mezzo. Ve l'ho detto che approfittano subito. Di fare no, vabbè, abbiamo parlato un po' male prima. Anch'io parlerò male dei topografi, quindi però non vi arrabbiate, perché io la mia presentazione l'ho intitolata Oltre i confini della topografia e vedremo perché si parla di confini. Questa che vedete qui è la groma egiziana che i nostri topografi, i nostri archi, ripeto, sarò offensivo, però con questo attrezzino hanno tracciato anche le piramidi, che sono monumenti che nonostante migliaia di anni trascorsi stanno ancora lì. Anche i romani, con quella che si chiama la gomma romana, hanno fatto di tutto di più, hanno tracciato delle strade che guarda caso ancora oggi noi utilizziamo, le hanno allargate, ma i tracciati, i percorsi, quasi al punto di chiedersi come facevano. Con questo Teodolite delle Officine Galileo del 1879 a 5 secondi hanno tracciato la Transiberiana russa, ancora oggi utilizzata, e i nostri padri hanno fatto di tutto di più, i nostri padri topografi. Oggi abbiamo a disposizione di tutto di più: GPS, stazioni totali con GPS incorporato, laser scanner, eccetera, eccetera. E quindi la metodologia è cambiata, no? Adesso vi offendete, vedete se addirittura oggi si usano i sistemi satellitari per la guida delle macchine, non solo in campo stradale, nell'agricoltura. Lì dove ci sono grosse distese, i trattori sono guidati da sistemi satellitari perché questo comporta un'economia sia nei tempi sia nei costi, perché andare a seminare lì dove c'è già passato in mezzo non è salutare, andare a concimare non è salutare, tornare sullo stesso percorso è una perdita di tempo. Quindi, come vedete, oggi abbiamo a disposizione una tecnologia fantastica, ma il più delle volte, perché ho parlato oltre i confini, la usiamo per andare sulla traccia ai confini, giusto? Ora non vi offendete, cos'è questa formula? I con S, l'intelligenza dello strumento più l'intelligenza dell'operatore è costante, ma non perché siamo diventati più stupidi noi. Però, se ci fate caso, quando si va al mercato a comprare la frutta, la signora dinanzi a noi fa i calcoli in maniera più veloce per darci il resto. Un tempo, quando io da 30 anni percorro da nord a sud l'Italia, avevo i miei caposaldi per viaggiare. Oggi c'ho il navigatore. Se non sia mai non funziona, io mi perdo. Quindi non è un problema che la nostra intelligenza sia diminuita, ma ci affidiamo molto, diciamo così, alle macchine. La cosa va vista anche in altri termini, cioè questa strumentazione che abbiamo sicuramente può essere utilizzata per tante altre belle cose. Si parla tanto di crisi, si parla tanto di problemi, però come vedremo ci sono tante possibilità di poter lavorare con i nostri sistemi. Questo abbiamo. Anche se c'è scritto Gianni Abbato, non sono io, via. L'ho messa lì per far vedere e poi l'ho messa in Calabria,
così, dottor Grembiale. Ora, non è che dobbiamo diventare dei SEAL, dei Marines per fare i rilievi, però a volte ci sono anche situazioni di rilievo di questo genere. E non ultima, un rilievo col GPS nel ghiaccio, quasi a dimostrare che ormai non ci sono più confini, si può utilizzare dove si vuole. Ciò che accadde circa 2 anni fa in provincia di Vibo Valentia, dove esattamente a Maierato ci fu questa frana per cui venne giù un'intera montagna. È stato uno, insieme con questo c'è stato solo un altro caso a livello mondiale. Allora, determinate strumentazioni come quelle che utilizziamo, che voi avete, non sono votate solo a determinare confini. Ad esempio, una branca molto importante è la cosiddetta branca di monitoraggio, che, diciamo così, grazie, è il caso di dirlo a Dio, stiamo avendo in questo periodo proprio possibilità di poter lavorare in questo settore. Ora fermiamo qui il filmato e torniamo alla presentazione. Nel caso, diciamo, della frana di Maierato, questo è stato il sistema con cui, vediamo se cammina adesso, questo è stato il sistema con cui è stato sottoposto a monitoraggio quella frana prima che accadesse quello che doveva accadere. Badate bene, una stazione totale, non, adesso la marca non significa poco, ho coperto anche la scritta sul tappeto, anche se non si vede molto bene. Vedete, prima di tutto, un monitoraggio non si esegue mai su un treppiede, a meno che non ci accontentiamo di misure con tolleranze di 10 cm. Notate che le gambe del treppiede sono state cementate, notate il sistema di alimentazione, eccetera. Purtroppo non è questa la maniera migliore per poter eseguire monitoraggi. Vediamo in che modo, diciamo così, anche questo con un livello di altissima precisione, uno dei livelli più precisi al mondo, si è inventato questo sistema. Questa è una stazione totale per monitoraggio, è una stazione totale al mezzo secondo, ne abbiamo un esemplare, un fratello gemello fuori. Come potete notare è montato su un pilastrino in cemento armato, dove c'è un armadietto rack con una certa alimentazione, eccetera, eccetera, perché non si possono fare monitoraggi o inventare determinate soluzioni. Qui siamo sulla frana di Ancona, perché il monitoraggio si può effettuare, ma qui è una branca dove potremo passarci le giornate. I monitoraggi si eseguono con stazioni totali di elevata precisione, di altissima precisione, stazioni totali robotiche, perché se dovessi monitorare una diga, un viadotto, una frana, eccetera, si lasciano dei prisma. La stazione totale è in grado di riconoscere la posizione dei vari prisma e di trasmettere il dato in remoto. Perché se io sono su una situazione di pericolo, lo vedremo più avanti, su un vulcano, come il Vesuvio, eccetera, non posso star lì a rischiare la vita. Allora quando, come nel caso della frana di Ancona, il fronte di fana è molto esteso, sono 3 km, si fa un uso misto tra stazioni totali e GPS. Quantunque qui notate è montato su una tegola, è chiaro che questo palo in acciaio penetra all'interno per altri 50 cm. Questo invece è il monitoraggio di una diga. Come vedete c'è la colonnina, c'è l'antenna del GPS e all'interno di questa armadietta rack c'è tutta l'ingegnerizzazione. Perché uno dice, ma tutti quanti vendono GPS, stazioni totali, eccetera. L'intelligenza è tutta qui dentro. E in questo, devo dire, perdonate la pubblicità, laica è un po' l'unica al mondo. Esempi di monitoraggio. Vedete, in questo caso, ad esempio, addirittura la stazione totale è protetta, perché poi ci sono dei monitoraggi che si definiscono fissi o periodici. Periodico vuol dire che io vado lì, porto la mia stazione totale, eseguo la misurazione e poi mi elaboro il dato. Fisso è necessario che la strumentazione sia lasciata lì e quindi deve essere anche protetta. Questa strumentazione, come vedete, in questo gabbiotto
con dei vetri, e sono vetri particolari, si chiamano vetri asferici perché non vanno ad inficiare la precisione sulla distanza. Purtroppo a volte arrivano bandi di gara dove volutamente ho cancellato per non far capire di che si trattasse, e dice: il rilievo dovrà essere eseguito con sistema A o equivalente per precisione dotazione, stazione totale al secondo, che vuol dire niente. Sessagesimale, centesimale, ma ancor peggio è quando scrivono, queste sono tratte da gare, le misure dovranno essere eseguite con stazione totale con precisione angolare ad un cc. Al mondo non esiste una stazione totale con precisione angolare al cc. L'unica al mezzo secondo sessagesimale sono quelle che abbiamo visto prima. Questa gara è andata deserta, perché giustamente non esistono, cioè io sfido, vorrei conoscere chi scrive certi balli, no? E ne ho tratto solo alcuni, ma ce ne arrivano di tutto di più, vi lascio immaginare con il GPS. Da che mondo è mondo? Da quando abbiamo visto per Teodolite delle officine Galileo a 5 secondi, tutte le brochure degli strumenti, i datasheet, le chiamiamole come vogliamo, le schede tecniche, riportano sempre una precisione angolare, una precisione sulla distanza, una precisione sulla distanza allora quando non si usa il prisma. Chiaramente uno che dice: ma io ho uno strumento a 20 secondi, faccio 100 misure anziché 3 e aumento la precisione. Gauss si rivolterebbe nella tomba e la sua teoria degli errori, perché se uno ha uno strumento a 20 secondi è chiaro che vale la teoria che non si può mungere un toro, cioè se sono 20 secondi rimangono quelli, non è che dice aumentando il numero delle misure aumenta la precisione. Ci sono ad esempio nell'ambito, in questo caso citato la rete Puglia, dove è stato creato un bando, un elenco di professionisti cui affidare incarichi professionali proprio per operazioni connesse al dissesto idrogeologico. Qui a confine fra Puglia e Basilicata c'è la frana di Monte Aguto, dove diciamo così tra Puglia e Campania c'è la frana di Monte Aguto, dove sapete bene che è stato oggetto di studi e di problemi. La Costa Concordia, laica per volere del presidente, non ha mai voluto parlare della Costa Concordia, a differenza di aziende nostre concorrenti che si sono andate a scattare le foto con gli strumenti e le hanno messe su Facebook. Nel rispetto di ciò che è accaduto non si è evitato, però purtroppo noi oggi vi racconto che dopo una settimana dal disastro l'AIC è stata precettata dalla protezione civile e sono state installate due stazioni totali che, come vedete, sono queste qui montate in questa maniera, che sono lì a controllare. Questo è un collega della LAC, noi non facciamo lavori. È chiaro che lì si è lavorato per l'Università di Firenze e il CNR di Pisa. Quindi sono stati posizionati dei prisma fissi sulla nave affinché durante le operazioni in cui si cercavano di provare, si tentava di capire se la nave si muovesse o meno. Qui siamo a Cortina d'Ampezzo, questo è un gruppo di rocciatori della Guardia di Finanza che sta posizionando un sistema GPS destinato al monitoraggio di una delle 5 torri, perché sapete che una delle 5 torri è crollata, quindi oserei dire una delle 4 torri, sono arrivati lì in questo modo. Qui siamo sull'Etna, come vedete l'Etna, il Vesuvio, lo Stromboli sono controllati da sistemi misti, sia satellitari sia stazioni totali. Questo perché, a differenza dei terremoti, vi raccontavano i signori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di cui c'è una sede qui vicino a Grotta Minarda, che peraltro hanno concesso, sono partner del Collegio dei Geografi di Avellino, hanno concesso una loro stazione di riferimento che è a Grotta Minarda, hanno controllato e controllano anche la rete, acquisiscono i dati dalla rete del Collegio dei Geografi di Avellino, e mi raccontavano che nei vulcani è più facile che ci siano dei movimenti
perché diciamo il magma che si muove all'interno dà origine a degli spostamenti. Quindi se ci sono dei punti fissi misurati in cui si conosce perfettamente la distanza, si possono avere delle avvisaglie al riguardo. Qui siamo sullo Stromboli, qui sotto si vede a malapena l'antenna, sotto c'è tutto il sistema GPS, questi sono dei pannelli solari perché essendo isolati, non essendoci corrente, è necessario alimentarli. Questo, qui siamo a Genova, questo è un viadotto dove sono stati collocati dei prisma e una stazione totale effettua il monitoraggio di ciò che accade. Addirittura sulla strada statale 107, la Silano Crotonese, quella che va dallo Ionio al Tirreno, da Paola a Crotone, c'era un viadotto, il viadotto di Cenico, che purtroppo per anni ha dato un sacco di problemi. Alla fine è stato effettuato un monitoraggio, perché il monitoraggio serve, il topografo dà il dato a chi lo deve analizzare. Nella fattispecie fu affidato a un professore di costruzione di ponti, ma ad esempio i miei genitori che sono della Basilicata, tutti gli anni quando io vado lì c'è un muro di sostegno che tutti gli anni crolla con le piogge, perché purtroppo se non viene fatto uno studio è chiaro che il muro di sostegno potrebbe essere ruotato di 20 gradi e casomai si risolverebbe il problema della spinta del terreno. Qui siamo sulla riga del bilancino, vedete un GPS destinato al monitoraggio. Questa è un'altra applicazione del GPS realizzata dalla Finmeccanica, è una società, la Spiris Software Italia, che sta a Taranto. Questo è un sistema, un robottino destinato allo sminamento, quindi il robot si muove e praticamente va ad individuare le coordinate lì dove ci sono le mine, è chiaro, se salta in aria non ci sono problemi, poi un altro GPS. Adesso ci vogliono montarci su un laser scanner, perché ad esempio l'idea è venuta fuori dall'evento di Assisi, quando entrarono dei tecnici e crollò e morirono questi tecnici. Allora con la soluzione laser scanner sarebbe possibile che il robottino entra, fa un rilievo di ciò che c'è da fare e poi esce fuori. Anche questo è il monitoraggio. Questa è la metro C di Roma, cioè la terza linea di metropolitana di Roma. È chiaro che c'è il problema che mentre la TBM scava bisogna capire sopra cosa accade, quindi vi lascio immaginare monumenti, il Colosseo, l'altare della Patria, la tomba di Massenzio eccetera, che sono state tutte sottoposte a monitoraggio. Se vi trovate a Roma vedrete queste colonnine. Su alcune di queste ci sono le stazioni totali, c'è il GPS, ci sono 56 stazioni totali robotiche su Roma e sono stati installati fino adesso circa 7.000 prisma. Quindi se doveste andare a Roma troverete questi esempi. Di fronte al computer? Prego. No, di fronte al computer io voglio installare. Un'altra opera in cui la Laica si è cimentata, il mio presidente con cui lavoro da 30 anni adesso ha messo fuori quest'altra idea. Ad esempio sapete tutti che a Dubai, negli Emirati Arabi, è stata costruita la Burj Khalifa, che è una torre rotante di 828 metri. Non contenti di questi, è stata monitorata durante l'esecuzione da Laika, non contenti di questi, a Jeddah hanno pensato bene di batterli e faranno la Kingdom Tower, che sarà alta 1001 metro, ispirandosi alle 1001 notte. È chiaro che per realizzare una bestia del genere dovrà essere monitorata, e la Laika ha una nuova divisione che si chiama IMOS, Integrated Monitoring Solution Systems and Solution, che si occuperà proprio di monitoraggio a livello mondiale, cioè darà i suggerimenti, le soluzioni, non eseguirà i controlli direttamente, perché non siamo una ditta che fa sempre. Questo, anche se è un'immagine piuttosto segreta, mi trattengo poco, è anche registrata, e il palazzetto dello sport di Reggio Calabria stavano montando il palco così, ed è crollato e hanno chiesto, ovviamente adesso c'è già rilevato, e l'unica soluzione plausibile è quella di un laser scanner. Laser scanner che non va visto solo per rilievi archeologici, architettonici, eccetera, ma in una serie di possibilità. Non ultimo se ne sono dotati VIS, la polizia scientifica, anche per le scene del crimine.
per l'incidentistica stradale, ma soprattutto anche per questi discorsi di rilievi in galleria. Dalle vostre parti, Calita è provincia di Avellino, stiamo portando avanti un discorso con l'acquedotto pugliese, anzi ho firmato un accordo di riservatezza. Mi riprende pure così bene. Cioè, nel senso che stiamo effettuando dei rilievi nella galleria Pavoncelli, che sapete essere l'adduttore principale dell'acquedotto pugliese, perché pugliese siamo molto levantini, ricordatevelo, quindi prendiamo l'acqua da voi e ce la beviamo noi, e ce la prendiamo noi e ce la beviamo noi, ed è molto buono. E purtroppo questa galleria, che è lunga 15 km, poi ha 2 chilometri e mezzo da una parte e dall'altra, purtroppo l'usura è tanta, il terremoto, problemi eccetera, quindi con un sistema di rilievo in galleria stiamo portando avanti questi discorsi, perché il laser scanner non va visto per fare solo determinate cose, ma in questo settore qui è molto all'avanguardia. In ultimo abbiamo sistemi per il controllo ferroviario, come vedete non dobbiamo parlare di stazioni notarie, GPS, ma di cose che possono, diciamo così, aprire nuovi confini, ecco perché dico oltre i confini della topografia. Vediamo. Questo adesso inizia ad andare di moda i mobile, sono quei sistemi che si montano sulle auto per poter fare, diciamo, rilievo, e in questo caso è un mobile laser, e soprattutto nella fattispecie di Atlantica, per distinguersi sempre e complicarci la vita, così costa di più, ha messo tutto un sistema che fa non solo una scansione laser, ma anche un sistema per fotogrammetria. Qui entriamo nel mondo della scienza, della fantascienza, oserei dire, perché sono strumenti destinati all'industria di altissima precisione. Per quanto riguarda il dottor Gambiale, vi avrà parlato del discorso GPS, io non aggiungo molto, se non il fatto che molti sono abituati a poter lavorare, sanno di poter lavorare solo se c'è copertura telefonica. Quando non c'è copertura telefonica, sembrerebbe che con GPS, chiamiamolo GPS, non si possa lavorare. Si lavora lo stesso. Si lavora lo stesso con quello che è il metodo che si chiama post elaborazione, oppure, per accontentare chi l'ha detto, ogni tanto cioè, attenzione, quando vi dotate di un GPS richiedete sempre il modulo di post processing. Chi lo vende ovviamente non lo presenta tanto per due motivi: il primo perché aumenta il prezzo, vi deve dare un pacchetto software abbastanza costoso, il più delle volte questo pacchetto software è in inglese, quindi è laborioso. Il secondo incomodo è che chi vi vende il sistema deve passare una mezza giornata in più con voi. Però allora, quando voi andate in una zona dove non c'è copertura telefonica, potete comunque operare. Le RTK, le famose RTK, real time kinematiche, eccetera, è comodissimo, perché oltre che rilevare ci consente anche di picchettare. In questo caso potete solo rilevare, ma se vi fate 100 km e 2 ore di macchina e andate in Alta Irpinia, anche se molte strade hanno fatto stupende, è chiaro che non vi ritirate e non arrivate lì e ci fate pure in brutta figura col cliente. Dice, guarda, tutto sto papà di Roma, parlare di satelliti, bisogna spiegare. Quindi attenzione, perché poi alla fine dice, ma il costo costa 1000 euro di più o 1500, eccetera. I motivi ci sono. Come diceva un mio vecchio capo, i affreschi si riconoscono dal prezzo. Ora, questa, vi voglio dire, è una novità di Leica, è una cosa gratuita. Per adesso lavora e sui telefonini, si monta sui telefonini, sui sistemi Android. Ovviamente qui tutti quanti diranno, ma più della metà c'ha l'iPhone. A breve uscirà anche per iPhone. Purtroppo ci sono accordi da fare per questi due, però a livello mondiale pare che sia molto più diffuso il sistema Android. In che cosa consiste questa applicazione? Si chiama Smart App perché in Leica ricorre molto il termine smart, per dire furbo, intelligente. È una gestione dei punti fiduciari, cioè consente di gestire, vi potete mettere sul vostro telefonino l'archivio dei punti fiduciari e poi con
quella lì che si chiama la realtà aumentata adesso con questi smartphone che avete, andate sul posto e andate, anziché usare i cani per andare a cercare i punti fiduciari, ve lo ricerco il telefonino, perché una volta il presidente regionale di Crotone dice qua adereremo i cani per andare alla ricerca dei punti fiduciari come vanno per i tartufi. Vedete che qui c'è la ricerca della posizione, è una cosa semplicissima, ve la potete scaricare, è un'app di Android, oppure andate nel nostro sito, ma se andate nel sito li trovate, e diciamo così addirittura vi dà la possibilità attraverso questo sistema radar di andare ad individuare, ma soprattutto vi mette il tutto anche su Google Maps. Quindi è un'applicazione gratuita, se volete divertire, va bene? Questo ve l'ha accennato già il Presidente, sono le stazioni di riferimento della rete Italpos, di cui fanno parte anche, questa non interessa la rete Puglia, perché questo l'ho dimenticato di togliere. Quindi, la rete Italpos è una rete, come sapete, di proprietà di Laika, fatta insieme agli LGV, dove c'è il contributo anche di tipo il Collegio dei Giovani di Avellino, di NGV, le università, eccetera. Adesso qui non sto a criticare la rete Campania che è ancora in fase di aggiustamento. Prima avete visto scorrere la rete Puglia, che è una delle reti più efficienti d'Italia, perché non è che dice solo perché quella è Laika o quella di un'altra ditta. Il problema è che realizzare una rete non ci vuole molto. Il problema è che venga utilizzata e che ci sia qualcuno addetto al mantenimento. Immaginate che sulla rete Puglia che abbiamo realizzato noi, un bel mattino ci hanno telefonato e dice oh, non funziona più San Paolo di Civitate, ci siamo precipitati e hanno montato i pannelli solari sull'antenna. Quindi queste sono realizzazioni in Calabria, questa è una realizzazione che hanno preteso al comune di Castrovillari per la rete Calabria, dove addirittura un bel giorno mi ha chiamato il sindaco dicendo che i dipendenti non volevano entrare perché da quando hanno messo questa antenna alcuni avevano il mal di testa, senza sapere che queste sono antenne passive, cioè ricevono ma non trasmettono. Giovanni, sai quando lo passano? Voi ne sapete qualcosa. Questi siamo a Lopi, vedete che questo è fatto in maniera, ci sono dei prisma qui per il controllo, hanno pensato bene a Lopi, senza offesa di calabresi, dove i miei amici, hanno pensato bene che fossero telecamere che li spiassero, li hanno sparati. Un altro servizio, ve lo accenno velocemente perché non voglio sottrarre tempo alle cose molto più interessanti del topic mondiale, è quello di Polar, cioè adesso Italpos emanerà alcuni servizi gratuiti ed altri a pagamento che sono dei servizi innovativi e si baseranno sui concetti su richiesta oppure si paga in base all'uso. In che cosa consisteranno? La possibilità di vedere il rilievo in Google Maps, la possibilità di vederlo in ambiente AutoCAD in 2D, in 3D, per chi non sapesse fare la post elaborazione dello farà il nostro centro, la cosa avere i file, ma soprattutto anche quando uno si trova in un punto e vuol conoscere la quota geodetica, lancia un SMS e Polar risponderà mandando via SMS la quota geodetica dove vengono effettuati dove viene effettuato il rilievo. Quindi questi sono tutti i servizi che non mi sto ad elencare tutti. Attenzione ai vostri strumenti, dove li mettete, dove li lasciate, se passa il camion, oppure se fanno una colata di cemento, cementano pure il vostro. Non lo so se ci sono domande, anche perché non ci sono domande, perché domande non ce ne sono. Seriamente non ci sono domande. Grazie. Per tornare un po' al discorso del Presidente di stamattina dell'IMU e della riforma del catasto, quello che si sta mettendo in essere non è qualcosa di nuovo, è qualcosa che l'Agenzia del Territorio ha già fatto, ce l'ha già pronto, si tratta di volontà politiche per metterlo in funzione. Si parla di revisione del catasto, in effetti di catasto e di revisione bisognerebbe parlare soltanto di riforma del catasto, perché una revisione è stata quella ultima del 1988 che è servita un po' come è successo negli ultimi tempi
con l'aggiornamento moltiplicando per 1,60 le rendite catastali, moltiplicando per 160, invece si tratta di fare una riforma vera e propria. La legge è già prevista, il decreto 138 è un po' quello che ha previsto anche il metro quadro catastale, che poi tutti i giorni applicate con DOPFA, dove andate a fare i poligoni delle varie indicazioni. E in questa immagine vedete quello che succede oggi su quello che c'è nella banca dati catastali e quello che succederebbe con la revisione con il valore di mercato e quello che potrebbe essere l'aumento. Vedete, le percentuali di aumento sono elevatissime. In catasto la revisione poi non è andata avanti per una serie di problemi che sono soprattutto di natura politica e soprattutto anche di teorie su quello che è catasto dei valori o catasto delle rendite, ma alla fine le cose stanno in questi termini. Voi nel caso di oggi avete, immaginate sulla sinistra quella planimetria e sulla destra immaginate una variazione. In questo fabbricato c'è un soggiorno con l'angolo di cottura. Oggi, ragionando in vani, se poniamo il caso quell'angolo di cottura venisse chiuso, a superficie invariate aumenta il numero dei vani. È vero? Sì. Ed è una stronzata, o no? Permettetemi di dire. È perché alla fine il valore del fabbricato è sempre quello. Ma però se supera la media vanno. Sì, ma mediamente succede questo, perché poi bisogna calcolare le eccedenze, eccetera. Però questo vi determina, nell'80% dei casi, un aumento del numero dei vani. E non è corretto. Tenete conto però che il catasto fu fatto nel 1939, quando le vendite erano fatte a vani. Io mi compro un appartamento di tre vani accessori, di due vani accessori, eccetera, eccetera. Oggi, quando andate ad acquistare un appartamento, l'ho comprata a metro quadro, compreso il balcone, tutte le cose che sono misurabili, li pagate. E allora il metodo è più corretto parlare di metro quadro, ecco perché già si sta acquisendo il metro quadro. Ma oggi che cosa succede? L'impianto vecchio, prima degli anni 50, quando è diventato operativo, il tessuto urbano è cambiato, la tipologia dei fabbricati e le modalità costruttive sono diverse. Oggi pensate soltanto a quelli che sono i fabbricati con la certificazione energetica. C'era la certificazione energetica nel 1939, non c'era. Non sono state mai fatte revisioni significative nel corso degli anni e la consistenza, abbiamo detto, oggi è in vani, è quello che si utilizza oggi e invece è meno vani. E non ci sono procedure standardizzate per il calcolo della rendita. C'è discrezionalità, in questo caso non del signor Pergeo ma del signor Docfa. Quante volte vanno fatto tornare indietro, quante volte avete litigato per la categoria, per la classe non ne parliamo, per i fabbricati di categoria speciale, e lì c'è la guerra continua. E quindi poca trasparenza in questo tipo di operazione. Allora a questo punto che cosa c'è che verifichiamo? Intanto un sistema fermo, immobile e di una vetustà incredibile. Un fabbricato posizionato nel centro urbano di Avellino nel corso degli anni può perdere o aumentare di valore. Perde di valore perché deve essere rinnovato, eccetera, però acquisisce per esempio valore dal punto di vista della posizione e quindi aumenta la rendita o diminuisce. Andate a modificarla, non ve la fanno toccare, rimane quella. Intanto le rendite che sono state determinate nel 1988, se le considerate, non sono più valide nel corso degli anni, tant'è che vi hanno applicato quei coefficienti, moltiplica per 1,05, eccetera, eccetera. E non ha nessun riflesso di natura estimativa serio. E naturalmente si crea un sistema sperequativo. Perché? Uno stesso immobile di tantissimi anni fa nel centro storico di Avellino, e se noi lo posizioniamo un fabbricato simile andato ad accatastarlo in periferia, certamente l'ufficio vi applica una categoria e una rendita superiore. E anche questo, se il catasto era nato
scopi fiscali, ma comunque per perequare le rendite, questo obiettivo non è stato raggiunto e quindi bisogna modificare. E quindi oggi vetustà, sperequazioni eccetera, non fa altro che pendere per un sistema che non è certamente quello dell'equità. Quindi c'è bisogno di una revisione degli estimi proprio per equilibrare i due sistemi. E allora bisogna avere oggettività nella stima, uniformità per tutto il territorio e soprattutto trasparenza quando si fa l'attribuzione della rendita. In più, una rendita che sia dinamica. E quindi com'è il requisito, diciamo, in base di questo nuovo sistema? Intanto l'oggettività, la uniformità e la trasparenza deve avere delle, per essere, diciamo, per contenere oggettività, uniformità e trasparenza, deve essere fatto un catasto attraverso una serie di parametri. Cioè, se abbiamo dei parametri che si aggiornano in automatico, le cose funzionano meglio. Cioè, togliamo quella che è la discrezionalità. E soprattutto, se noi facciamo un catasto di tipo dinamico, dobbiamo avere anche un modo di gestire il catasto in modo informatizzato. Cioè, la rendita, così come la proponiamo, deve essere non vista da un funzionario, ma deve essere fatto e vista e validata da un sistema informatizzato, cioè uguale per tutti. Sapete che i quadri delle categorie oggi sono A, B, C, eccetera, saranno ristrette, quindi R, P, T, eccetera, vedete, per le residenze cambieranno, qua vado veloce per evitarvi di sottrarre tempo, ma cambiano, ma non è che cambiano soltanto le sigle, cambierà anche il metodo di valutazione. E allora vedremo che cosa succede in questo catasto che diventa di tipo dinamico. E allora queste sono le nuove categorie che combatterete. Il metro quadro rimane sempre quello che voi state utilizzando adesso. Queste ve li faccio vedere, ma come funzionerà? Allora, intanto ci saranno una serie di valutazioni che verranno fatte sul territorio con l'aiuto dei geometri, che andranno sulla base di alcune schede che sono già state preparate, dove si vedrà quali sono alcuni parametri che bisogna individuare effettivamente sul territorio. E di questo reddito medio ordinario di questo immobile dobbiamo tener conto di due cose fondamentali: il fattore posizionale e il fattore edilizio. Questi sono i fattori che saranno a base della nuova revisione del catasto. Oggi, quando facciamo una stima per la banca, per un contenzioso eccetera, di questi due fattori ne teniamo conto. Il catasto di questo ne tiene conto in modo generico. E per fare questo, che cosa bisogna tener conto? Nel fattore posizionale che cosa c'è? Stato e qualità della microzona urbana, cioè dov'è posizionato il nostro fabbricato, lo stato dei luoghi circostanti il fabbricato. E per quanto riguarda il fattore edilizio, naturalmente c'è la dimensione, tipologia, la destinazione, l'epoca di costruzione, impianti, la qualità e lo stato di tutto il complesso, le pertinenze che sono comuni ed esclusive, il livello di piano. Se voi guardate, questi non sono altro che i parametri che si utilizzano pure quando si fa il calcolo delle tabelle millesimali. Voi, quando andate a fare il calcolo di tabelle millesimali, non tenete conto del livello di piano, di quando è stato fatto, l'esposizione, eccetera, eccetera. E allora, se noi sintetizziamo e diciamo dov'è posizionato il nostro fabbricato all'interno della città e dobbiamo dare i dati della microzona, il catasto questi dati di microzona li ha già fatti e quindi ha un coefficiente che si chiama CM. Poi c'è all'interno della microzona il nostro fabbricato, nel suo complesso, dov'è posizionato, cioè
è nel centro della microzona oppure è in periferia più distante, poi, e quindi questo qua sono i caratteri posizionali d'intorno e la sigla è CI, quindi sono queste due le caratteristiche posizionali. Poi abbiamo quelle che sono del fabbricato, e quindi abbiamo caratteri tecnici del fabbricato, come è stato fatto, in che anno, eccetera eccetera, e il codice è CF. Poi abbiamo all'interno di questo fabbricato, andiamo a selezionare quella che è la vecchia unità tipo, diciamo, e quindi il fabbricato è l'appartamento o l'unità immobiliare che noi abbiamo, come è fatta, quali sono le caratteristiche, quindi le caratteristiche edilizie del fabbricato e dell'unità immobiliare. A questo punto il valore come facciamo? Abbiamo la superficie che è già immagazzinata nella banca dati, questo prezzo base il catasto l'ha già fatto perché sono quelli dell'osservatorio del mercato immobiliare, ma oltre all'osservatorio del mercato immobiliare si sta riferendo a quelle che sono le stime che avete fatto voi per i mutui delle banche, e sono le stime ecco perché torniamo alla professionalità, perché prima o dopo le nostre fesserie li paghiamo. E poi ci sono una serie di prezzi comunque che fate con le associazioni di categoria, con le società immobiliari eccetera, e quindi moltiplicando questi dati che già si hanno per questi coefficienti che si stanno già determinando dal punto di vista statistico, alla fine tutto quanto ci darà il valore e quindi il reddito del fabbricato. Così è la funzione. Ma questo è statico. Allora che cosa succede? Che l'aggiornamento deve essere dinamico. In questo senso, poniamo il caso che il nostro fabbricato è in una zona dove per iniziative pubbliche si possono verificare delle cose particolari. Per esempio, il fabbricato oggi non ha, nella sua posizione non ha una fermata della metro, di autobus, eccetera. Oppure nella vicinanza, nell'intorno del nostro fabbricato, manca una scuola e il comune va a fare la scuola che gli serviva. Oppure c'è un sindaco pazzo che gli è venuto in mente che nella nostra zona deve fare qualche cosa che l'inceneritore, che va tanto di moda. E quindi dice, non ce lo facciamo l'inceneritore, lo facciamo. Quindi queste sono iniziative che possono aumentare o diminuire il valore del vostro immobile. E se aumenta il valore del vostro immobile, è qualche cosa in più per effetto di quegli interventi pubblici, dovete contribuire a farlo. Se invece vi penalizzano e il vostro immobile non lo vendete più a nessuno, è giusto che voi paghiate di meno. E quindi di queste cose l'iniziativa pubblica si dovrà tener conto. E immaginiamo invece che c'è un'iniziativa vostra privata e quindi il vostro immobile lo dotate di tecnologie diverse, che so, incominciate a fare una coibentazione, incominciate a mettere pannelli solari, incominciate a fare ristrutturazioni piuttosto consistenti, tutto questo inciderà di nuovo sul valore e quindi è giusto che questo tipo di operazione venga riconsiderato. Quindi c'è una fase dinamica del catasto e quindi aggiornamenti che sono d'ufficio quando sono interventi di natura pubblica e interventi che saranno fatti su denuncia di parte, naturalmente subirà anche questo un aggiornamento relativo alla vostra unità immobiliare. E questo è quello che succederà da qua a massimo un anno, perché le cose sono già pronte per arrivare su di voi, quindi è questa la cosa. Non so se vi fa deprimere.